Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo 100° episodio di Mondo dei Cubi. Innanzitutto scusate se parlo piano, ma qua da casa mia si sta dormendo, è abbastanza tardi. E ragazzi, faccio questo video perché ho aspettato un bel po', vi chiedo scusa, però adesso finalmente ricominciamo. Avevo bisogno anche di staccare un pochettino da questa serie per non farla diventare noiosa. E comunque per questo 100° episodio, visto che abbiamo passato 99 episodi a costruire, per il 100° distruggiamo tutto, ragazzi. Quindi ho preparato una clip che ci sarà tra pochissimo, e nella quale appunto ho radunato alcuni youtuber, alcuni dei migliori youtuber che conosco, e almeno di quelli che hanno potuto partecipare, e comunque mi hanno risposto almeno. E niente, ragazzi, quindi li andrò a elencare. Allora, elenco i primi tre che ho contattato, ma purtroppo, anche se volevano partecipare, non hanno potuto, non sono potuti, diciamo, venire, non sono potuti, non hanno potuto presentarsi, ecco. Allora, i primi tre sono Hitfox, che ringrazio, e poi XMinerBoss, il mio designer, che ringrazio anche lui, e infine Reaper, che non so perché, ma è sparito così, il nostro Rippa è sparito. E comunque, adesso ringraziamo i veri e propri partecipanti che vedrete tra poco, per chi non li riconosce. Sono Xderz, a cui a fine video dedicherò un piccolo spazietto perché mi ha dato una grossa mano a me e anche a XMinerBoss e Mnemonic per una cosa che vi spiegherò a fine video. Poi Mnemonic81, appunto, il nostro collaboratore, che ormai non è nemmeno più un collaboratore, è un amico, ragazzi, perché veramente è bravissimo Mnemonic, non so come ringraziarlo, veramente una persona molto brava. Poi il Karma, ragazzi, che ringrazio, che appunto ringrazio per essersi presentato, gli chiedo anche scusa perché a un certo punto della clip ci accorgeremo, nel frattempo giro un po', ragazzi, se no vi annoiate, ci accorgeremo che non aveva la creative e quindi ho fatto un piccolo fail, gli chiedo scusa. E comunque lo ringrazio per la partecipazione. E poi ringrazio anche Martur, che gli facciamo i complimenti per i 1000 iscritti, e l'abbiamo contattato proprio all'ultimo momento perché ci mancava una persona, ragazzi, ed è stato veramente molto bravo. Dopo Martur, ringrazio Matt, lo conoscete già, alcuni di voi lo conoscono già, ha fatto un video su Battlefield 3 con noi, niente, ringrazio anche lui ovviamente perché anche lui è quasi a 1000 iscritti, tutti a 1000 iscritti, ragazzi, che fortuna, mamma mia. Comunque, complimenti a tutti e vi auguro di crescere sempre di più. Allora, poi abbiamo ben due Minecrafter, ragazzi. Non so chi si ricorda, sono quel gruppo di YouTuber molto bravi che hanno un server dove fanno entrare sempre tutti i loro iscritti. E sono TZ, il, diciamo, tra virgolette, capo, che ringrazio appunto per la partecipazione, e anche un suo compagno, ovvero Dami981, che ringrazio, 981, non so come pronunciarlo perché lo chiamo Dami. Comunque ringrazio veramente tutti, qua i villager sono veramente tantissimi, non so perché. Niente, davvero voglio fare un ringraziamento speciale a tutti quanti, e ringrazio anche ovviamente tutti voi che seguite anche questo 100° episodio, e seguite, magari seguirete anche tutti i prossimi, e chi lo sa, avete anche seguito quelli precedenti, chi lo sa. Addirittura alcuni di voi che mi hanno veramente lasciato senza parole, si sono guardati tutti 100 gli episodi, mi hanno scritto che si sono guardati tutti 100 gli episodi. E poi non so se sia vero o meno, comunque voglio ringraziare quelli lì in un modo speciale perché, mamma mia, 100 episodi a vedersi sono veramente tanti. Comunque, direi che posso fare un piccolo stacco, farvi vedere appunto la clip perché altrimenti diventa noiosa la faccenda. E quindi ragazzi, spero che vi piaccia il video. Volevo fare una cosa leggermente più complessa, ma visto che il tempo stava appunto diventando, diciamo, poco, ho deciso di fare questa cosa qua, questa clip che state per vedere. Quindi spero che vi piaccia. E se è durata così tanto, cioè se ci ho messo così tanto, è perché avevo bisogno di tempo per staccare un pochettino da questa serie, per elaborare nuove idee per le nuove stagioni. E
E comunque ragazzi, spero che da adesso potremo cominciare, continuare, scusate, ci sarà magari un altro speciale per il 200° episodio, comunque per un po' siamo a posto. E spero appunto che vi piaccia, mi raccomando, ditemi cosa pensate nei commenti. E niente ragazzi, quindi appunto adesso vi lascio alla clip e buona visione da Italia 1. No scherzo, poi mi segnalano per copyright, buona visione e basta. Quindi ci vediamo tra pochissimo per dire anche un piccolo segreto che nessuno sa su questa mappa. E si comincia, ok? Ragazzi, cominciate. Ok, io cerco di usare poca dinamita alla volta. Non si Vabbè, attiva. intanto liberiamo il mondo così almeno lagga di meno, dai. No, la mia gallina non deve esplodere. La faccia non può esplodere. No, la faccia! No, È ok, rimasto solamente ragazzi, il sta cervello, scoppiando rimasto. No! No, io ho aperto L'armatura 3000 fornaci. resiste, perché è di diamanti. Brandelli di gallina ovunque. La gallina ai diamanti, ragazzi, super power. Ma laggo addirittura Io io. volevo dormire, Lagga basta. addirittura Matt, fa un po' figo. Addirittura. E scoppia. No, nel senso, Aspetta, ma ragazzi, addirittura. ma avevo fatto il backup del mondo io. Ogni no. Sì, mi hai Cioè, LOL. lagga proprio il pupo io che Speriamo di no. Oddio, Lagga che lag. spruzzo. Il lag più totale. E il diamante resiste. Ok, ragazzi. Mela! Sta più scoppia la roba, meno lagga. Quindi fate scoppiare tutto. Vera. Cosa? Cioè. Cosa? Nel senso, Questo è il qualcosa che non va. lagga perché c'è tanta roba da caricare. Se noi togliamo la roba da Oddio, mi caricare, esplode. lagga. Vai, vai, vai. Mi esploso. Non fa una piega il ragionamento. No, non fa una piega. Arthur, perché hai leftato? Non Perché fa mi un era crashato il ragionamento la piega. gioco. Sì, la cassa della Ok, petta, me la prendo ragazzi. dopo. Oddio, Questo è il in lag più paminiera totale. qui. Perché state tutti volando? Perché Ah, bella creative. perché io sono Rox. Cioè, non hai Anch'io dato. sono un Non cane. avete dato la Ancora non creative. ho la creative. Fatti vedere quante te l'ho fatta partire. Madonna, quanti hack Oddio. sono di Ok, Genesis. subito. No, ma dai. Mio Dio, lag. Che fine. Ma dove sono ste le campane? Oddio, sento le campane. Karma, Mi sembrava la porta del tuo mondo. Oddio. Lindolon. Sbrigati in chiesa. Sì, dimmi. Karma. Sei creative. Oddio. No, sono con il survival. Chi è che abita La che TNT cazzo prende che fuoco però non scoppia. No, a me proprio faccio adesso questo Oh, quello ok. accendino e scompare la TNT. È vero, è Anche vero. a Prendi me. così, andrò a anche a me. prendere fuoco il diamond. Ok, va bene. Compare, Ciao bro. ragazzi, È io partito, è sono qua. partito. Sono qui. Non disturbatemi. Ah no, sì, sono Perché? in. No, non sono in creative. No, Perché non oddio, va esplode? alle ma perché è in creative? Te lo Oddio! garantisco. Che Ma lag. quanta Perché non puttana! scoppia? Oddio ragazzi, io Dove continuo a pensare c'ha? della grandina A me mite. tira frizzate pazzesche. Frizzate che. A chi lo dici? Oddio santo. Ma chi lo dice che Comunque. non le tira, scusami? Oddio! Oddio Oddio! santo. Ma. È partito, è partito, è partito! Ok. Facciamo saltare la farm di canne da zucchero. No, no, ci sono i Alleluia. miei cani! I cani. Fuggite, bestie! No, i cani. I miei cani. Sì! Ok, non Ma i tuoi carica cani, neanche la noi c'ho i mappa, cani di tipo. Babbo Natale. Ragazzi, Faccio. Ho oddio. capito che sono Togliati. in creative. Se siete riusciti a vedere il video fin qua, vi dico che la mappa, non questa che, cioè almeno non quella della fine dell'episodio, ma la mappa originale, la rilascerò appunto in questo video, come avete No, richiesto. rilascia questo, dai. Sì, rilascio questa, lo so che piace di più, però. Sì. L'ender chest non si può distruggere, vero? No. Che si può distruggere? Dagli un Il colpo. portale! Ah beh, Ha sì, ganga distrutto il banana. portale! No, Mamma! perché hai distrutto il portale? No, ci serviva il portale. No, l'ho distrutto. Come? Ci Comunque serviva sono il io che faccio la portale. Comunque se Ci sei serviva non il funge, portale. non Stai funge. No, non sto scherzando, ci serviva il portale. Comunque Oddio, ancora è sì, partito, è meglio, meglio. Dai, a casa, Bene, sono felice. bene. Ma perché non Guardate. diventa mai notte in sto posto? Perché abbiamo messo, non lo so. È partito. Qualsiasi cosa faccio Mica non sempre funge. giorno. La Metti mia notte, mappa. che voglio dormire. Metti Ma notte. perché? Madonna, ragazzi. La mia mappa. La mia Perché mappa. c'è un colosso di ferro? La Perché mia sono stato tirato. mappa! La cosa bella è che sto dando fuoco alla Quarto e TNT, notte. ma non esplode. Sì, posso dormire? Scompare, Se lo dai la seconda O volta, scompare o prende scompare. fuoco. Da me scompare. No, prova con shift, prende fuoco. Io la Io sono piazzo nel solo. villaggio di. Io piazzo Boh. delle.
Sono in un villaggio. Sei nel villaggio Io della voglio foglia. Trovare la farm ah, così di ferro prende di fuoco, ferre. Sì, con shift, ok. Voglio trovare la farm di ferro di ferre. Di là, verso quella direzione. Verso il chunk non caricato. Esatto. Ragazzi, io devo andare a uccidere tutti i villager. Oddio. Come facciamo con il nero? Oddio, fuori perché da... mi sono teletrasportato dall'altra parte del mondo. Io faccio distruggere gli alberi della giungla. Commetto che se metto Minecraft su quella ferrovia vado a finire nel, in un buco nero. Cioè, ma chi è che ha costruito una casa? Cioè, casa di tizi. Non disturbare. Oddio, questa cosa qua è epica. Oh, lava, almeno la lava funziona. Dov'è la casa? La lava. Vicino al polo. La lava, il polo che non vedo più. Il mob spawner. Neanche la lava funziona. Tre anni. È lo stesso no, la lava fa laggare, non mettete lava. No, vi prego, appunto. Lo stesso tempo che ci metteremo noi a dentro. Io sono nemmeno fortunato nessuno, pazzesco. Ok, vi chiedo scusa ragazzi per l'alta qualità del server, ma non potevamo permetterci altro. Con la qualità. Guarda, 10 minuti fa. Cosa hai detto? La casa Ferre? Di se mi fate arrabbiare apro pure Facebook. No, no, ti prego. La qualità. Sì, mi è sparito. Ok, ho solo due chunk caricati. Anch'io. Io adesso farò saltare in aria questa fottutissima a casa. Scomparendo tutto. A me la sbora. Sì, ma... un buco nero. Che cavolo fa? No ragazzi, noi non dobbiamo distruggere la roba, la dobbiamo ricostruire man mano che scompare. No, ma... Quando scompare sola. E ti si dorme. Oddio, mi sono... Allora, adesso carichiamo uno che vada in giro con l'accendino a accendere tutto e uno che vada in giro a piazzare la dinamite. Boh. Sì, ma come sto il portale del Nether si è ricostruito. Ma io capisco perché lag tutte le chest da che abbiamo fatto esplodere. Ah, vabbè, bruciate, bruciate. Una parola. Ok, i chunk stanno scomparendo, ragazzi, fuggite. No, no. Ok, ragazzi. Qual è casa? So che è un episodio. No, è scomparso tutto. No, è scomparso un altro chunk. Ferre, ho messo la lava l'altro ieri, ancora non si muove. Ragazzi, qui al portale. Oddio, ho un chunk caricato. Perché c'è un portale? Qua c'è un cane. Ciao, cane. Sì, sono i miei cani. Oddio, c'è un cavallo. Oddio, mi sta scomparendo tutto. Aiuto. Portine cambiate. Io fatto la prova del lag e non è ancora uscita. Oh, sta esplodendo la TNT. Appunto, ogni tanto parte e poi si ferma, boh. Questo tipo l'ho messo 10 minuti la... però. Oddio. No, quella tettoia di TNT l'ho fatta... No, mi sono incastrato. E questo... Natale del 79. E questo è quello che rimane del ecco mondo. Ecco la casa di Tizi. Ah, no, non è, mi sa. È vicino alle spade. Non puoi confonderti. Che cosa? La mia casa è solo di mattoni, non puoi confonderti. Era fermo il pollo. Ah, il pollo non lo vedo più. Ma il pollo non c'è. È giusto, adesso il pollo è sparito. Ah, oh, ecco, mi è comparsa dopo tanto. Mi è comparsa? Sì, sì, è comparsa anche a me, guarda. Allora ragazzi, qui siamo nella missione 7 del Master Griefer sì. E dobbiamo cercare di convincere l'admin del server a farci dare la creativa, cosa già fatta. Poi la seconda cosa che dobbiamo fare ragazzi è quella di fare da cima a fondo. È quella di fare il calcolo ragazzi, del tempo. 100 episodi sprecati. Rubare un cavallo prima è scomparso il chunk dove ho messo la TNT. Ci sono i ladri di cavallo. Che spariscono a casa. Ci sono i ladri. Eh sì, perché certi chunk li avete riempiti di TNT, ragazzi. Cioè, la TNT quando l'avete attivata fa laggare come. Perché c'è un chunk caricato tutto che continua. E te cosa ci fa ancora? Perché c'è della lava sospesa in aria che non si muove? È magica. Si chiama lag, ragazzi. Oh, che karma, quanto tempo fai scritto? Ottimo, direi. Quando io ho scritto tipo, mi sa 20 minuti fa. Oddio ragazzi. Ah, ma come lag. Comunque anche se lagga sono contento che finalmente siamo arrivati al 100° episodio. Mamma mia. Veramente
tanto. Tanti episodi buttati via così. È vero, cioè, sì, è proprio sprecato. La casa la voglio martoriata, la voglio demolita. L'avevi marturata. Per un pugno di cacca di mosche. Ma appunto. Nether, come facciamo a tornarci? Ma io sono dentro nel Nether. Tutta notte. Ma come si vede? Io l'ho chiuso, non torno più fuori. Come? Venire di nuovo. Attenzione, Derzo non uscirà più dal Nether. Sì, sì. Ah, ecco perché dove è andato giorno, sto uscendo di giro al mondo. A me è fatto no, io ci sono. Io ci sono. Ah, sì. A me è andato giorno ad un tratto. Ragazzi, hanno fatto scomparire. È scomparso ciò anche dove c'erano, dove c'erano i portali. Oh. Io vedo la tua casa, ma non c'è nessuno dentro. No, no. Sono sempre stato io. Non c'è io nessuno. Non l'ho mai vista la casa. Io sono venuto a salutarti. Io non ho mai visto la tua casa. Io sto dormendo nel tuo letto. Io sono se non fossimo mai stati nudi. Ma non è la tua casa. Ma che c'è cazzo. C'è un portale, brucia, brucia, brucia. Anche tu. C'è un portale. Mio Dio. Ma sei dentro? Brucia. Ok ragazzi, addio. Ma sei dentro? LOL. E... dentro. Mamma ti ho lasciato mia. La... Pietro. Oddio, mi è uscito adesso, prova. L'ho la lava ferma. Anch'io io l'ho scritto mezz'ora fa, lag, non è ancora uscito. Che sto qua? Che ci fai qua? Oddio. Che è successo? Chi è? Cosa? No, no, no. Non so, è entrato con la casa mia. Non so chi è. Sì. No, ti metti, via. L'ho piazzata l'anno scorso. Sto decorando l'appartamento, devi essere contento. Ma perché c'è Ferre qui fermo? No, voglio dormire. Ma Ferre, come Ferre qua fermo? Ma è uscito dalle sue live. Ho scritto 30 minuti fa. Tizi per il sociale. Io ho scritto sta scoppiando tutto, oddio. Adesso cronometro, aspetta. No, ma contro... tutto il mio letto. Aspetta, ragazzi, aspetta, mamma ti do una mano. È scomparsa la TNT quando ho fatto 3, 2, 1, via. Lupo. Ok, è partito il cronometro. Doraemon non era. Non ci provare nemmeno. Adesso. Oddio, ma l'ho scritto 2 ore fa. L'ho scritto 40 anni fa. La casa. No, 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 no. Ma che cacchio? Io non vedo più il chunk della tua casa. Beh, io non l'ho mai vista la sua casa. Volete un po' di là? Prendiamo le bottiglie degli incantesimi. No. Addirittura è vuota. Fate un clock per fare avanti e indietro i pistoni. Ah, non fa. Ma dove siete, ragazzi? Dove siete che non voglio, mi vedo più? Oh, devo farlo crashare, serve. Sì, vai. Non ci va molto, mi sa, ragazzi. Comunque, ragazzi, davvero, vi chiedo scusa se magari la qualità del server non è altissima, però l'importante è che ci divertiamo, dai. Ok, non, nessuno si starà divertendo, comunque va bene. La qualità non supera neanche la media. La gente sta bestemmiando, non si sta divertendo. Che cacchio. Ok, il pistone non va su. Dai, che bello. Va su tra mezz'ora. Il server. No, idea grandiosa per far laggare tutto. Prendete le... Sei una monella. La moneta ancora mo' è uscito, l'ho scritto 2 anni fa. Oddio. Prendete le incudini e mettetene una sopra l'altra. È vero. E poi fatele crollare, toglietene una che vengono giù tutte. Oddio, ok ragazzi, facciamo crescere. Come ha fatto? Ragazzi, io sono morto. Tutto, non mi muovo più. Anche a me sarà bloccato. Sono morto. Prima le incudini non me le piazza, sai. Ragazzi, non me, sì. Sono crashato, cioè mi dice tipo che sono morto. Io no, perché sto laggando. Per piazzare gli incudini devi lasciare cliccato il maiuscolo. Sì, ma avrà aperto 3000 volte gli incudini, non me le ha. Devi lasciare cliccato maiuscolo per piazzarli una sopra l'altro. Sì, sì, lo so. Ok, ora togliene una. Togliene un po'. Vabbè, faccio una mega... Okay. Se n'è andato. Sono morto, non è che me sono andato. Mi ha tipo cacciato, non lo so. Ok, ci risono. Rieccoci. Posso laggare tutto? Kill. Oh, ragazzi, ho rotto le incudine, ma gliela non cadono. Kill non cadono, prima che si sta registrando. Vedo tutti nervati. Capo assoluto del server. Cosa hai fatto? Oddio. Senti, notte. Io ho scritto solo le 17.40 e 36. È uscito scrittura che sono le 17.42. Sì, è già notte. Credo giorno. Io sto cronometrando. 2 minuti fa ho scritto lag. Nella mia realtà parallela è notte. Perché you can only sleep at night, non è vero? È arrivato il mio messaggio solo le 17.40 e 36? No. Sì, è arrivato. Ancora non esce, no. Non esce nemmeno il mio di messaggio, quindi sì, ragazzi, i Minecraft fanno laggare di meno. I Minecraft con TNT, non penso, vero? Perché sì, sono il chunk in cui ero.
Guarda, Ferre, se mi tolgo una caccola e la lancio contro il muro, fa laggare lo stesso. Ora laggo sono il Io ho fatto la cosa delle incudini, ma vedo tutte le incudini sospese in aria a distanze diverse. Ho già preso tanto anche da altro. Ecco, adesso è scomparso il chunk, guarda. Eh? Mi trolla. La lava finalmente ha raggiunto il pavimento. Anzi, questo no, è il risultato. È ancora sospesa nel vuoto. Perché sono spawnato dentro una grotta? No, aspetta. Ragazzi, mi togliete la casa Mnemo? Ragazzi, ci sono tre torri di incudini che non cadono. Cosa è successo? Non cadono, sì. Ok, dammi quanto tempo fai scritto... No, TZ, se non fossi mai stati nudi. Oddio, come? A me è comparso scritto. 20 minuti fa. Monella mi è uscito. L'ho scritto io 2 anni fa. 38. Ma l'hanno scritto un botto di tempo fa. Oggi morirai, mnemonico. Lag, mi è uscito adesso. Io l'ho scritto quando mi ha facendo la casa, sai. Dopo 4 minuti e 01. Sì, ma la cosa bella è che io la casa tua ancora la vedo. Ragazzi! Non ci credo! Quindi avevo solo 40.000 di ping. Oh, ma che serve, si è ripristinato, a me non lagga più. Sì, ho 45 minuti di lag. A proposito. Ciao, Karma. Non si è ripresa, non scrive. Ma ragazzi, si è ripreso. Questo è stato scritto nel Medioevo. È arrivato finalmente. Arriva dal passato. Oddio, ma a me mi sta prendendo tutte le incudini che ho aperto prima. Prima ho aperto 3.000 incudini, me le sta prendendo tutte ora. Ragazzi. Oh, dov'è che sono? La cosa bella è che a me nella chat non compare un tiffero. Ma quello che me ne muore. Non è che è scritto FGV. A me ha dato internet. Ok, è partito. Ragazzi, finalmente è ripartito il server. A voi è ripartito. No, i chunk in cui ci sono le incudini. Ragazzi, si copre il bio. No, ma è ripartito, è ripartito. Nascondo. E incudini. Le incudini stanno cadendo. Cioè basta. Non le vedo più le incudini. E finalmente. Oddio, sto sprofondando nel nulla. Addio ragazzi. Oddio, mi è rimasto soltanto un chunk carico, adesso morirò. Tizi, non ci devi. Vedo un villager disperso. No, è scomparso. Vedo i villager morti. Ma che cacchio avete fatto con le incudini? Abbiamo fatto le torri di incudini che cadono e distruggono tutto. Ma... No, mi è scomparso un altro chunk, ragazzi. No, chi è che è vicino a me? Non lo so. Vai, qualcuno fuga. No, perché avete tolto il portale del Nether? Dovevamo fuggire nel Nether. Ma l'hanno tolto 8 anni fa. Ah, ok. Bene. L'hanno tolto prima di cominciare la registrazione, praticamente. No, il portale che ho messo io, no. No, si è ribloccato tutto. Anche da me. Sono andato in pressione. Bisogna aspettare una mezz'oretta, quindi ci rivediamo. Mettiamo le tramogge che tengono i chunk caricati. Ok ragazzi, ci vediamo. È partito, lì. È ripartito. Ho toccato tutte le incudini velocissime. Sono così efficienti. Ok. Dalle vette. Quanto manca? Perché io dovrei andare. Matt, stai costruendo un qualcosa. Non ci provare, Tizi. Non ci provare. Tizi, non costruire nessuna casa nel mondo. Cosa, Derz? Quanto tempo fa hai costruito una roba gigante con la TNT? Dipende quale intendi. Una tipo un ponte. Un ponte lo tipo. Aspetta, fammi pensare di un minuto fa. Lo stai costruendo adesso? Sta per esplodere. Sta per esplodere, ragazzi. A me ancora non esplode. Il portale quanto deve essere alto? 3 o 4? 8. 3 per 2. Ambo. Io vedo delle torce sospese in aria. Io vedo torce sospese in aria senza appoggiati a niente, vabbè. Oddio, ho attivato il portale, adesso vado nel Nether. Io ci rinuncio a fare le cose. Vediamo da quanto cadono gli incudini. Sì, ma io ancora vedo la casa già bella fatta qui, ma che è? Ma 4 minuti di lag non sono. Basta, villager, ospitami tu. 47 ore di lag. Tizi sta cercando di andare a vivere in una casa e non ce l'ha. No, ma è bello che quando ho fatto la torre di incudini, quando ci cliccavo, non cliccavo shift, no? E quindi l'aprivo, ma non mi si aprivano perché c'era il lag. Infatti, pure a me. Mi si stanno aprendo adesso. Anche a me si sono aperte tutte ora. Sì. Tutte le prime incudini. Macello. Io ragazzi... Io non posso muovermi, mi riporta indietro. Sono...
Ragazzi, nel portale, fuga nel Nether. Io da quando abbiamo cominciato a registrare che piazzo blocchi di dinamite e ne sono esplosi tipo un terzo. Nemmeno. No, io invece, sì. Ferre, da quando ho piazzato i blocchi di dinamite perché non è esploso niente. Si sono distrutte le... Oddio, si sono distrutte tutte le... Hai ragione. Le incudini. Le ho distrutte io. Raga, provo ad entrare. No, no, ti prego, Gerry, no, ti prego. Io sto infinitamente nel portale, però non mi porta. No, ti vado, sei arrivato. Mi faccio una doccia nella lava col bade, adesso. Magari carico il chunk. Vedo il Nether tutto rosso, non vedo niente. Perché mi dice che il server è pieno? Perché è entrato Gerry. È pieno di lag. Ah, ok, scusa, è vero. Sono nel Nether. Rilogga pure. Sono nel Nether, sono salvo. Io nemmeno se faccio il portale da solo riesco ragazzi, a entrare sto nel Nether. Ma non è che è scritto che se avessi quattro mani? Oddio, no, sono crashato. Non lo so, sono uscito da un po' dal server. Sto cercando di rientrare. No, ma eri ancora dentro. Bene, potete rientrare, l'ho riavviato. Adesso sicuramente funzionerà. Sai che la tua voce assomiglia a quella di Loquendo? Sono messo per micano. Chi è Loquendo? Chi è Loquendo? La tua voce assomiglia a quella di Loquendo. Ma di chi? Sì, che è successo? La tua di chi? Perché parla? Le scale del Nether sono qualcuno. Piene di lava. Il portale è coperto da lava. Io. Non l'ho fatto io. Sì, crashato. Gerry Loquendo. No, ragazzi, fammi ho attivato. Una gagaga. Ragazzi, ho attivato l'impianto per sbaglio. No. Ora non lagga. Oddio. Arrivo io. Guardate sto pistone. Oddio. Vediamo cosa succede su sopra. No, cosa fai? Oddio. Fai una palla gigante di lava. Raga, no. Perché sono rientrato e non c'è più la roba che ho piazzato? È perché mi sa che stava crashando. Non si era salvato. Perché sono morto? Sono rientrato e mi si è aperto un mondo. Tutto quello che avete fatto mi ha... Ragazzi, ho un'idea. Facciamo spawnare un Wither. Dai, che bello. Facciamo spawnare. Io sono nel vuoto. Facciamo spawnare tipo tutti i mob del mondo. No, solo Wither. Gast, ma a me non spawnano. Io premo le uova e non spawnano. Io sto per la registrazione, però. Ti può tippare. Ok, è partita la dinamite. Incredibile. Chi è che può tippare? Oddio, pronti al server che crasherà. Dai, io caduto fuori dal mondo. Io sto spawnando tipo Ferre non farlo. Aspetta, che cosa avete fatto? Siete matti? No, ragazzi. Ma che? Questo vuol dire che sta per crashare il server. Oddio, il gas. Perché sento dei gas ma non li vedo? Oddio. Io sto spawnando tipo 100 gas, però ok. Ragazzi, word edit tutta la vita. Va bene. Facciamo uno screenshot. Tutta la vita. Facciamo uno screenshot, ragazzi, perché sta per finire. A me crasha. A me ogni volta che fai word edit mi deve riscaricare il mondo. Chi è che ha messo un cubo di TNT? Ragazzi, sorridete che sto per... Un cubo? Ragazzi, ma dove? Ragazzi, faccio lo screenshot, sorridete. Ma dove? Ma non so dove siete. Deve sapere che sono due. Formaggio. Esplodendo ora la TNT. Ferri, io ti vedo shiftato a mezz'aria. No, io non sto shiftato. Oh, ecco, penso la TNT. Oh, vedo il bloccone di TNT. Sento anche il ghast che mi scatarra okay, dietro. Oddio! È crashato. No, a me no. No, a me no. Ragazzi, guardate che roba. Non ha crashato nemmeno a me. Oddio. È crashato di nuovo. Oh, se ne stanno tutti i chunk. Se ne stanno andando. Io sto inseguendo. Io sto inseguendo i chunk che ci sono. Ragazzi, oddio, tutti i chunk si stanno distruggendo. Questo aspetta, video. Questo qua. Video finirà quando rimarrà solo Bedrock. Perché vedete che ti volevo? Oh mio dio, mi è uscito adesso che avete leftato il gioco. Ma dov'è, dov'è il mio mondo, ragazzi? Oddio, è un mondo di gang. Dov'è il mio mondo? Non c'è più. Karma, perché vedo degli scopi? Sei tu quello che va qui? Sì, ci sei. E vedete che Karma non lagga, è colpa vostra, non è colpa mia. Ma il Karma avrà la connessione power. Ah, a proposito, ma Karma. La connessione buona. Karma, ciao, non ti ho neanche salutato. Giusto in tempo. Ma chi c'è? No, ma ghast! Io adesso devo andare, però. Io sono andato nel teletrasporto. Tizi, vai. Oh, c'è un pisellone d'acqua in mezzo. Anch'io, raga. Possiamo finire il video qui? Oppure... Ok, chi vuole può andare. Io finisco con un secondo qua di finire. Finisco io di vado. Finire. Ok, vabbè. Io voglio finire il server. Ok, ragazzi, ringrazio Tizi per
per essere Anche perché venuto. non riesco a entrarci, quindi E ciao ciao tizi. Scusami per la casa. Scusami anche me. Non ti perderò mai. Vado anch'io, raga. Quindi salutiamo anche Matt, ragazzi. Bella. Ciao, Matt. Ciao. Oh, Blaze, ciao, ragazzi. Blaze ovunque. Vado anch'io, va. Ci sentiamo. Ok, ciao. Li stiamo perdendo, ragazzi. Oddio. Ciao, ciao. Ciao, ragazzi, vado anch'io, va. Ragazzi, vado anch'io. No, aspettate, ci sono i Blaze. Ok, si stanno sconnettendo tutti. Terra è morto, non è vero. Ma io sono morto, cioè, a parte i scherzi, sono morto mezz'ora fa io, Sono morto. Se vedesse Ferre è morto. Ma io sono morto bel po' di tempo fa, Da allora, cioè io sto continuando a far spawnare dei grandissimi liter. Io non riesco a fare un ciufolo. No! Mi si è baccato il teletrasporto nel Nether, adesso come cacchio esco? Perché Matt ha scritto IE? Si è bloccato nel Nether. Si è bloccato nel Nether. Sì. Scrivi slash spawn. Ah, ok, così mi crasha definitivamente. Si tipperà dopo 30 anni. No, mi ha tippato adesso invece. Mm-hmm. Oh, eccomi. Oh, ragazzi, ti sta laggando di meno. Siamo stati. Le moniche è morto. Provo anch'io. Ragazzi, ma come si fa a morire in creato? No. Come, ma come io ancora sto in giro qua? Ma la mia galleria Ferre, degli iscritti. Ferre si può se io scrivo. Ferre si può perché io admin posso scrivere kill Ferre TV. Ah, quindi sei tu ad avermi ucciso. Marrano. Marrano. Esatto. Respawn. Cos'è questo tempio con dei cartelli? È il mio angolo degli obiettivi. Praticamente tutto quello che costruisco lo metto lì. Ah, vabbè, li dimezziamo. Aiuto. Come li dimezziamo? Arma, no, vabbè, li togliamo tutti direttamente. Come ti vedevo in una pozza di lava. Sì, facci storia. Ragazzi, ho riempito la galleria degli iscritti di dinamite. Il che significa che sto laggando di meno. Vi odia. Vai. Io appena No, ragazzi, io vi lovo tutti. Oddio, ecco. È partita la dinamite. Ok, vai. Ciao. Sono in mezzo. Aiuto, aiuto. 5000. Per essere grande, hai finito tutti gli obiettivi, cioè manco uno. C'era. Oddio, vedo il cubo di un coso gigante di TNT. Ma quello è un'ora oddio, fa. Oddio, 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 oddio. No, ragazzi, ne ho fatto un altro. Ah. Sì, ne ho fatto un altro. L'ha fatto 14 Jerry. 14.000 blocchi. Come ne Quanti? 14.000. Fallo un Jerry. Milione. Un milione. No. Jerry, sono presso il fuso della roccia. Teletrasportami. L'attivo io. Oddio, si è scaricato il chunk. Vai. Oddio. Ragazzi, non vedo. Sono crashato completamente. Anch'io sto crashando. Io non posso crashare. Ragazzi, mi è crashato Minecraft, non il server. Minecraft. Sono nelle fottute pareti. Ecco. Mi si è scoperto. Era una esplosione. Ragazzi, il server non sopravviverà a questo, ve lo dico, Dopo pensare 5 milioni. Oddio, sì. Io fuggo nel Nether così. Sì, ma io mi vedo tutti fermi, vabbè. No, ragazzi, non c'è più niente. Anche io vedo fermi. Io vedo solo un cubo dove ci sto io e basta. Ragazzi, 5 milioni di TNT in arrivo, Ma la mia non ho ancora finito di esplodere quelle, vuoi piazzarne altre? Esatto. Ah, ok. Vai. Da me stanno spawnando. Perché non spawnano gli zombie? Perché adesso... a me esplode il nulla? A me l'aria sta esplodendo. Sì, infatti. Cioè, ma a me non guardate. Io ho sbagliato. Ragazzi, ne ho messi 2 milioni. Vabbè, fa niente. Vabbè. Meglio. Ma io non li vedo. 2 milioni è come lo metto. Anch'io non li vedo. Sento le... Ah, eccolo. Io li vedo dinamite volare. Eccolo. Io non li vedo. Dove sono? Vedo esplosioni TNT, vedo di tutto. Sì, piove TNT, piove. Sì. Ma da dove? Io non ho capito dove sono spawnati. Non lo so neanche io, cioè, ma non ho mai capito se stiamo giocando in un server. Cioè... Questo è il campo di guerra. Io sono in single player, ragazzi, oddio. Mi sa. Oddio. Ma perché sta esplodendo l'aria? E appunto, anche a me... Hiroshima mi fa la pippa. Ecco, sta iniziando ad esplodere. Ma tutto il mondo è pieno di TNT. Eh sì, chissà perché. Qualcuno si diverte a usare World Edit. No. Oddio, è scomparso un altro. Vi stanno scomparendo su D-Shunk. Via. Arrivo io. Crashato. È crashato il server. Anche a me. Da cosa lo capisci?
Internal exception java.net. Sono sei tu che sei crashato. Connection reset. Aiuto. E il server è crashato. Boh, io mi no, se no ti avrebbe ragazzi siete crashati voi, se no vi avrebbe detto server essere un out of memory. Sì, infatti io sono ancora dentro. No, ancora connection. Sono dentro. A me esce no connection. L'explosion. Ho visto ma l'avete già accesa? Oddio. Sì. Ma quindi io andiamo dentro, crasho, andiamo dentro, ragazzi, ragazzi, merda. Io non stavo recando, ragazzi, non stavo recando. Non stavo... Sto scherzando. Ok. No, no, che c'è rimasto di merda. Tutta sta fatica. Dai, vero, io mi sono nascosto dentro la TNT. Lo ricostruiamo. Anch'io ci sono, anch'io ci sono. Entra dentro, chiuditi dentro. A me non entra. Un po' non entra. Mentre... Ad Erz non entra, ragazzi. Non ti entra. No, non ti entra. No, vabbè, so, capita. Può succedere che un po' quando è troppo... Endo stream. A me non ha ancora dato, quindi vuol dire che è esploso. Okay, okay, rimangono okay. Solo Martur e il Karma. Chi resisterà di più? Allora, no, non vale. No, chi è che mi ha messo la lava davanti alla casa? Stavo... Ma non mi entra più nel server. Che palle. Non ti entra nel server. Se no, mi dice no connection. Anche a me. È zompato. Sta cadendo il server. No, no, è già caduto. È caduto, è già caduto da ma tre voi ore. Non l'avete visto. È da tre ore che è caduto. Ragazzi, sono crashato io. È caduto e qualcosa mi dice che non si rialzerà, credetemi. È esploso il portatile di Jerry. E senti la ventolina che... adesso la ventolina di Jerry ha aperto un buco nero, ragazzi. La ventola di Jerry si è trasformata in una supernova perché è iniziata a girare vorticosamente per le esplosioni. No, 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 sto per crashare, sto per crashare, no! Ecco qua. The best video EU. Va bene, lo devo stoppare per il bene dell'umanità. The best... hai troppo la voce di Loquendo, eh. Ma chi? Io, Jerry. Sì, Jerry. Parla. Davvero? Ciao. Ciao a tutti, merdoni. Ciao a tutti. Come va? Ciao a tutti, ciao. Merdoni. Lui è il capo bastone e non utilizza nemmeno lo quello. Ok, io mi sono chiuso dentro una cosa di ossia. Adesso resisterò. Ma perché voi? Io, ok, io mi ha dato internet. Il capo anche bastone sul server, ragazzi. Il capo bastone non usa quello, ragazzi, si parla veramente basta, così. Ragazzi, il server non si riprenderà più. Quindi okay. Bella serie, mi sa che finisce con l'episodio numero okay. 100. Sì. Finisce qua, ragazzi. Ok. Io direi che lo direi che io direi lo direi ok. Anche ragazzi, anche... io sì, mi ho spento per sbaglio il microfono perché e oltretutto vorrei dire ok, scusate. Io direi che per questo video è tutto. Spero che vi siate divertiti tutti quanti. Spero che vi siate divertiti voi che guardate questo video. Mi raccomando, lasciate un like. Iscrivetevi al canale di Jerry. Sì. Iscrivetevi a... No, beh, dai, io lascio tutto in descrizione. Non spammo. Iscrivetevi a... E contattatemi su. E niente, ragazzi, quindi direi che... Aiutate a farle entrare a Ders. Una, okay. una racconta dobbiamo aiutare a farlo entrare a Ders. Sì, importante. No, a farmi entrare nel server. No, farmi entrare, ok, Il server l'ho chiuso, prodotti. Ragazzi, è morto. No, perché c'era il pollo disponibile a far entrare. Ok, perfetto. Io sono bloccato qua per tutta la vita, ragazzi. Nel server? Sì, per sempre. Forever alone. Quindi vi dico che appunto per questo video è tutto. Ricomincerà la serie di mondi cubi con tutte le cose. Con la mappa distrutta. Sì, no, adesso qua sotto ci sarà la mappa in download. Tutto a posto, ragazzi. Con quella distrutta, vero? Sì, quella distrutta. Troll, troll. Quella si sarebbe troll best proprio. The troll best. Di community. No, troll no. Il nulla, perché tanto ormai... Scaricatela, troll... guardate tutti gli impianti che volete. Spero che vi piaccia. E direi che sì. E direi che per questo video è tutto. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao. E rieccoci, ragazzi. Allora, spero che la clip vi sia piaciuta.
Spero che sappiate cogliere un po' della semplicità alla fine che ha avuto questo video. Non ho voluto fare niente di complesso. Cioè, l'idea iniziale era tipo fare tante squadre e che appunto distruggevano varie aree del mondo. Però poi ho calcolato che una pianura come questa indubbiamente è molto più divertente da distruggere rispetto a magari il Nether o l'isola o la farm dell'Inland. E niente ragazzi, quindi direi che direi un bel stop alle ciance ragazzi. E adesso vi voglio raccontare una piccola cosa che nessuno sa su questa mappa, che non so se l'ho già detto prima nel video, ma come a grandissima richiesta vostra è ufficialmente nella descrizione di questo centesimo episodio. Quindi vi ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito fino a questo video, tutti quelli che mi hanno sostenuto in ogni costruzione, dalle spade al mob spawner, alla casa, tutto. E appunto adesso vi racconterò questo piccolo segreto sulla mappa di un mondo di cubi. Allora ragazzi, il segreto della mappa di un mondo di cubi è questo. Un mondo di cubi nasce come mondo per me, cioè mi spiego meglio. Questa mappa dove oggi giochiamo e festeggiamo il centesimo episodio in realtà nasce come mappa per uso personale e assolutamente non per YouTube. Infatti la serie Mondi Cubi nasce all'inizio del mio canale, così rispondo anche un sacco di domande che mi avete fatto. Nasce all'inizio del mio canale quando facevo una serie sulle mod, sull'FTB modpack. E niente, e diciamo che questa serie mi piaceva molto, però per staccare un po', per non fare sempre mod, avevo fatto il mod in vanilla e il 12 settembre, no, il 2 settembre mi sembra, sono andato pure a vedermi la data poco fa, me la sono già dimenticata. Il 2 settembre 2013 genero questa mappa e vengo spawnato qua in un villaggio. Mi sorge subito un dubbio perché dico, è una mappa bellissima perché qua c'è un villaggio, poi ben presto troverò un tempio laggiù, cioè è veramente una bella bella mappa. E tanto che mi sono appunto spawnato in un villaggio. Comincio una serie, mi domando, e non sapevo veramente se farla o no, ero veramente indeciso. Poi dopo un giorno di riflessione, nel quale guardai un video, decisi di chiamare questa serie, cioè decisi appunto di fare una serie, di chiamarla Un Mondo di Cubi, per non chiamarla sempre Minecraft o con nomi strani tipo, non so, Let's Play di Minecraft, Gameplay di Minecraft, Partita di Minecraft, non so, comunque ho deciso appunto di fare un nome un po' più particolare ragazzi, no? E niente, da quel giorno questa serie mi ha accompagnato per tutti i video che ho caricato, che ormai non sono più di 100, sono 130, non lo so. E quindi niente, voglio veramente fare un ringraziamento perché il video che guardai quel giorno era un video di uno youtuber che stava diciamo cominciando a emergere in quel periodo. Sto parlando di Tech4Play. Infatti appunto ragazzi, io seguivo già a quei tempi, già a quei tempi 7 mesi fa, il gameplay di Tech. Lo seguivo già da un po', infatti lo seguo Tech da quando ho aperto, cioè quasi da quando ho aperto il suo canale. E veramente ho sempre quasi invidiato la sua serie, tanto che appunto ho colto quell'occasione appunto di questo mondo per cominciare una serie. Quindi ragazzi, anche questo diciamo che faccio anche un grazie a Tech4Play. Ah, e a proposito di grazie, un ringraziamento speciale a Jerry che ci ha dato il server ragazzi, perché senza di lui non sarebbe potuto succedere nulla, diciamo, non ci sarebbe mai stato il centesimo episodio. Quindi ringrazio Jerry e ringrazio anche Tech, ringrazio tutti veramente, ringrazio anche quelli che non mi seguono, ringrazio tutti, ringrazio anche il Papa San Francesco e tutti quanti, no scherzo. Ok ragazzi, no, lo ringrazio lo stesso San Francesco, non ho niente contro il Papa, per favore. E niente ragazzi, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che non, cioè spero di non ricevere lamentele, perché magari alcuni di voi si aspettavano qualcosa di più per tutto il tempo che ho impiegato, però non è stato proprio facilissimo ragazzi, credetemi, perché ha richiesto del tempo anche questo. Quindi
Quindi ragazzi, appunto spero di non avervi annoiato, spero che la clip vi sia piaciuta, la mappa vi ricordo che è in descrizione, mi raccomando scaricate numerosi perché a seconda di quanti download ci saranno valuterò ogni quanto fare l'upload. Invece per tutti voi che seguite la serie la ricominceremo, cioè la ricominceremo, la continueremo con la, sulle isole, appunto sull'isola che abbiamo. Però appena uscirà la 1.7 creeremo un nuovo mondo e la, di conseguenza la seconda stagione con tantissime nuove farm, tantissime cose nuove che vi sto preparando ragazzi, vi preparo veramente delle cose assurde. E quindi ragazzi io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, ciao ciao. Ops, aspettate ragazzi, dimenticavo giusto di fare ancora un piccolo ringraziamento, lo so, sto facendo centinaia di ringraziamenti, potrebbe risultare noioso, ma è questo il video, è giusto per farli, perché non si fanno spesso video di questa importanza, ragazzi. Allora, ultimo ringraziamento, poi davvero vi lascio andare tranquilli, è che appunto voglio fare un ultimo ringraziamento a Xderz, anche se l'ho salutato prima, perché grazie a lui finalmente sono riuscito a diventare un admin di ItalianCraft. E come sapete ItalianCraft è un canale che mi ha aiutato molto e non lo nego assolutamente, però c'è anche da dire che io ho caricato numerosi video su ItalianCraft e un giorno feci la richiesta a Xderz, che comunque lo conosco, gli chiesi se c'era posto per diventare admin, perché io su questo canale, magari un giorno lo farò perché avrò la possibilità, volevo provare a dare la possibilità, come ho avuto io, ad altri canali di crescere. Però non essendo ancora molto grande non mi sembrava proprio la cosa migliore da fare, anche perché non è che sono chissà chi per poter fare un progetto del genere. E quindi chiesi appunto di entrare in ItalianCraft per poter dare una mano anche io a scegliere la gente magari un po' più, la gente più brava, appunto cercare di promuovere la gente più brava, come era stato come era successo a me, che non mi ritengo bravo, però appunto in quell'occasione mi diedero una possibilità e quindi anche io voglio dare a mia volta, adesso che ho un po' più di seguaci, ecco, e volevo anche dare a mia volta la possibilità a qualcun altro di provare a crescere. E appunto qualche giorno fa Xderz mi ha contattato e mi ha detto che c'era la possibilità di entrare, perché c'è una rivoluzione in ItalianCraft in questo periodo. E niente, quindi anche Mnemonic e Miner, visto che abbiamo valutato vari canali, anche loro sono stati, me li ho consigliati e in quel frangente sono stati scelti anche loro. E quindi appunto adesso siamo tutti e tre, mi fa piacere molto questa cosa che stanno crescendo tutti e tre insieme, siamo tutti e tre admin di ItalianCraft, quindi adesso sarò uno di coloro che visualizzerà il vostro video e valuterà se appunto sceglierlo o no, o meno appunto da caricarlo sul canale di ItalianCraft, che è ufficialmente nella subbox anche del mio canale. Quindi spero appunto di non essere stato troppo noioso, vi chiedo scusa se ho fatto davvero tantissimi ringraziamenti, però dovevo farli perché questa è l'occasione giusta. Quindi un ringraziamento appunto a Xderz, perché un grazie in generale, perché non avrei potuto arrivare a questo punto, non sarei mai arrivato a questo punto senza il vostro aiuto, e non sto dicendo proprio dei canali, ma proprio aiuto singolo di anche di ognuno di voi. Quindi grazie veramente a tutti, e con questo tramonto ragazzi, questo tramonto romanticissimo e col sfondo la giungla, io vi saluto e vi do appuntamento, stavolta è vero, non ci saranno altre interruzioni, al prossimo video, dove appunto cominceremo non la seconda stagione, ma l'episodio 101, e poi quando uscirà la 1.7 l'episodio appunto della seconda stagione, e ricominceremo dall'episodio 1. Quindi io vado a dormire e buonanotte ragazzi.